L'uomo misterioso ti attende nell'altra stanza. Comandante Shepard. L'uomo misterioso. Credevo che ti avrei incontrato di persona. Una precauzione necessaria, non insolita, tra chissà ciò che sappiamo tu e io. Esattamente cosa sappiamo tu e io? Che il nostro posto nell'universo è più fragile di quanto ci piaccia credere. E un uomo in particolare, potrebbe essere l'unico baluardo tra l'umanità e la più grande minaccia della nostra breve esistenza. I razziatori. Lieto di vedere che la tua memoria è ancora intatta. Come ti senti? Ho notato alcuni miglioramenti. Spero non abbiate sostituito niente di davvero importante. Abbiamo cercato di mantenerti più intatto possibile. Ci servi, Shepard. Proprio com'eri quando hai sconfitto la Sovereign. Cosa stanno combinando i razziatori per averti convinto a riportarmi in vita? Siamo in guerra. Nessuno vuole ammetterlo, ma l'umanità è sotto attacco. Mentre stavi dormendo sono scomparse intere colonie. Colonie umane. Riteniamo che sia opera di qualcuno che lavora per i razziatori. Come Saren e i Geth lavoravano per la Sovereign. Tu li hai visti di persona. Li hai sconfitti tutti. È uno dei motivi per cui abbiamo scelto te. Se quello che dici è vero, se dietro a tutto questo ci sono i razziatori, potrei pensare di aiutarti. Se tu avessi accettato senza vederlo di persona, ne sarei rimasto deluso. Ho una navetta pronta a portarti su Freedom Progress, l'ultima colonia svanita. Miranda e Jacob ti aggiorneranno. È una missione libera o mi state offrendo volontario? C'è sempre una scelta, Shepard. Se non troverai alcuna prova di quello che stiamo cercando, potrai andartene per la tua strada. Ma prima, recati su Freedom Progress. Trova quanti più indizi possibile. Chi sta rapendo le colonie? Sono davvero legati ai razziatori? Io ti ho riportato in vita. Ora tocca a te fare del tuo meglio. L'uomo misterioso è rimasto molto colpito da te. Sono ansiosa di vedere se sarai all'altezza delle sue aspettative per questa missione. Che problema c'è, Lawson? Temi di non essere più la sua preferita? Ho già dimostrato il mio valore all'uomo misterioso. Speriamo che tu possa fare lo stesso. Dobbiamo lavorare insieme. Il tuo atteggiamento non aiuterà nessuno. Ho il massimo rispetto per le tue capacità, Shepard. Sono le tue motivazioni a lasciarmi perplessa. Credo in ciò che Cerberus rappresenta. Solo il tempo potrà dirci se ti dimostrerai una valida risorsa o un ostacolo per la nostra causa. È ovvio che non sei interessata a parlare. Abbiamo un compito. Possiamo parlarne oppure possiamo svolgerlo. Sono lieto che l'uomo misterioso ti abbia convinto a unirti a noi, comandante. Mi limiterò a scoprire cosa è successo a quelle persone scomparse. Non mi fido ancora di Cerberus. Capisco. Ti fidi di me, comandante? Non ho ancora deciso cosa fare con te. Perlomeno mi stai dando una possibilità. La maggior parte dei soldati dell'Alleanza odia Cerberus per principio. È tutto per ora. Sì, signore. Non dovrebbe mancare molto, Shepard.
L'uomo misterioso ci ha posto sotto il tuo comando. Hai qualche ordine? La nostra priorità è cercare dei superstiti. È improbabile, comandante. Nelle altre colonie non era rimasto nessuno. Erano deserte. Sarebbe bello trovare qualcuno. Sempre meglio di un'altra città fantasma. Se ne sia andato nel bel mezzo della cena. Strano, niente corpi, nessun danno strutturale, nessuna traccia di una battaglia. Come esseri umani. Qualcuno li ha riprogrammati per attaccare a vista. Qui non siamo soli. Siamo compromessi. Elevato sovraccarico di sistemi forze alleate. Attivazione sistemi ausiliari. Non ti muovere! Razza, avevi detto che ci avrei pensato io. Ma tu sei Shepard? Meglio non correre rischi con gli agenti di Cerberus. Giù le armi, subito! Shepard, ma come sei vivo? Cerberus mi ha ricostruito, Tali. In cambio devo indagare sugli attacchi contro le colonie umane. Permettici di dubitare delle tue parole, Cerberus. Abbiamo il diritto di indagare su degli attacchi contro una colonia umana. Piuttosto vorrei sapere cosa ci fanno dei Quarian in questo posto. Giù le armi, Brazza. Qualunque cosa ci sia dietro, non credo sia necessaria un'altra battaglia. Uno dei nostri era qui in pellegrinaggio. Si chiama Vitor. Siamo venuti a cercarlo. Se Vitor è sopravvissuto all'attacco, potrebbe dirci cosa è successo. È quello che speriamo. L'abbiamo visto, ma potrebbe non essere nelle condizioni di rispondere alle domande. Era ferito e piuttosto agitato. Molto instabile, insomma. Senza contare il danno ai filtri CO2 della sua tuta e all'infezione causata dall'esposizione diretta. Deve essere fuori di sé. Quando ci ha visti atterrare, si è nascosto in un magazzino ai margini della città. Deve aver programmato i mech per attaccare tutto ciò che si muove. Vitor è l'unico che possa dirci cosa è successo qui. Dovremmo collaborare per trovarlo. Ottima idea. In ogni caso servono due squadre per superare i droni. Ora lavoriamo con Cerberus? No, Brazza, tu lavori per me. Se non vuoi obbedire agli ordini, torna pure sulla nave.
Dirigiti verso il magazzino passando per il centro della colonia. Noi faremo il giro largo per attirare qualche drone e aprirti un varco. Assicurati di mantenere il contatto radio. Certo. Buona fortuna, Shepard. Ci vediamo dall'altra parte. Fa attenzione, Shepard. Più avanti c'è una squadra di droni di sicurezza. Grazie per l'avvertimento. Ce ne occuperemo noi. A sovraccaricarli. Aspettarcelo. Andiamo, possiamo ancora raggiungerli. Volevano raggiungere Vitor per primi. Metti a riparo la tua squadra e io aprirò le porte della zona di carico. Ci ripareremo vicino alle porte. Vai avanti tu, Shepard. Ricevuto. Niente di più facile. Vai avanti, Shepard. Copriremo la porta. Come vuoi. Vado in copertura. Bastardo, un osso duro, non sarà facile sconfiggerlo. Thank you.
Potrebbe tornarci utile. Mostri torneranno. Mech proteggeranno. Al sicuro da Shami. Devo nascondermi. No mostri. No Shami. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Non qui. Shami non possono trovarmi. Mostri torneranno. Devo nascondermi. Nessuno ti farà più del male. Non ti sente, comandante. Devo nascondermi. Nascondermi. Voi siete umani. Dove vi siete nascosti? Perché non vi hanno trovati? Di chi stai parlando? I mostri. Gli sciami. Loro hanno... Perché i coloni non hanno reagito, Vitor? Cos'è successo? Voi non sapete. Non avete visto. Ma io vedo tutto. Sembra un filmato di sorveglianza. Deve averlo assemblato manualmente. Cosa diavolo è? Santo cielo, credo sia un collettore. Sono degli alieni? Sono una specie che proviene da qualche settore oltre il portale di Omega 4. Pochissimi li hanno visti di persona. Di solito lavorano tramite intermediari, come schiavisti o mercenari. Se sono in qualche modo legati ai razziatori, questo spiegherebbe gli attacchi alle colonie. I collettori hanno una tecnologia molto avanzata. Potrebbero avere un'arma in grado di inabilitare un intero insediamento. Shami cercatori. Nessuno può nascondersi. I cercatori vi troveranno, vi bloccheranno, poi i mostri vi porteranno via. Poi cosa è successo? I mostri hanno portato la gente sulla nave e poi sono partiti. La nave è volata via, ma torneranno per me. Nessuno può sfuggire. Credo che non potremo ottenere altro da lui, comandante. Grazie per ciò che ci hai raccontato. Sei stato molto utile. Li ho studiati. I mostri. Gli sciami. Li ho registrati con il mio factotum. Molte letture. Elettromagnetismo. Energia oscura. Dobbiamo portare questi dati all'uomo misterioso. Prendiamo il Quarian e chiamiamo la navetta di evacuazione. Cosa? Vitor è ferito. Deve essere curato, non interrogato. Non gli faremo del male. Dobbiamo solo scoprire se sa qualcos'altro. Ve lo restituiremo illeso. La tua gente ha già cercato di tradirci. Consegnandolo a voi, non otterremo mai le informazioni che ci servono. Prazza era un idiota e ne ha subito le conseguenze insieme ai suoi uomini. Puoi prendere i dati del factotum di Vitor, ma ti prego, lascialo a me. Non sei costretta a prendere Vitor e andartene. Possiamo collaborare, come ai vecchi tempi. Sto ancora cercando di accettare il fatto che sei vivo e che sei con Cerberus. Ora ho delle responsabilità. Ho una missione da compiere. Non posso mollare tutto, neanche per te. È traumatizzato e ha bisogno di cure mediche. Tali ci darà i dati del factotum e riporterà Vitor alla flottiglia. Certo, comandante. Grazie, Shepard. Sono lieta che sia ancora tu a dare gli ordini. Buona fortuna. Ti farò sapere se trovo qualcosa che potrebbe aiutarti. Siamo pronti a partire.